Abbiamo detto una mostra a Torino, al castello di Rivoli, esattamente. arte contemporanea. Ma Non solo. non solo, anzi, Russian Cosmos si rideva un po' prima Sì, perché è un titolo strano, evocativo. insomma, sì, evocativo, anche un po' inquietante. In realtà è inserita nel programma di scambio 2011 tra la cultura italiana e quella russa, è organizzata in 6 sale e mette in relazione proprio il mondo scientifico e quello artistico della scena russa. E, tra l'altro c'è un altro anniversario, ovvero il 50° del primo volo spaziale di Yuri Gagarin, certo, quindi c'è anche una sala dedicata unicamente a lui. Un rapporto strano, particolare, che indagato ci può mostrare delle grandi curiosità. Ad esempio Malevich, che impostò quasi tutto il suo discorso artistico sulla linea, in realtà vedeva nella linea obliqua l'orizzonte. Ah. Ma adesso ne capiamo qualcosa in più, anche perché abbiamo al telefono la direttrice del castello di Rivoli, Beatrice Merz. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Allora, ci racconti questa mostra in breve, che incuriosisce proprio per la sua duplice dimensione artistica e scientifica e che ha come filo conduttore la scoperta di altre dimensioni. È una mostra molto particolare che racconta in 6 stanze il sogno russo di andare nello spazio, cioè è un po' questo sogno che il popolo russo si trascina nel tempo, l'idea di andare nello spazio, che poi appunto il sogno di Gagarin e il mito di Gagarin che si portano ancora oggi. Da dove viene questa esigenza? Avete provato anche a capire le ragioni? Ma sì, non è così semplice, devo dire, è proprio molto intrinseca nel loro probabilmente anche dalla loro terra, questa grande estensione, però ce l'hanno fin dagli anni 20, infatti in questa mostra ci sono dei magnifici disegni di costruttivismo russo, ci sono dei disegni di Malevich fino alle giovanissime generazioni, per cui proprio una cosa che si trascina nel tempo. Ecco, quindi disegni, grafiche, oggetti, modelli, cosa si vede proprio? Questa mostra è stata allestita nell'ambito dello scambio culturale tra l'Italia e la Russia, che è stato lo scambio del 2011. Infatti noi col Castello di Rivoli siamo andati a Mosca con una mostra della nostra collezione. E questa è una mostra invece costruita dal Museo Multimedia Art Museum di Mosca, curata da Olga Sviblova e che l'hanno costruita per i nostri spazi. Si vedono fotografie d'epoca e non, film, documentari storici, fino a installazioni di giovani artisti, video d'arte. C'è la sala tutta dedicata a Gagarin, dove vediamo appunto un film su di lui nello spazio, un film d'animazione molto più recente, un'installazione di un giovane artista che ha avuto in regalo dallo zio una grande matita che era la matita di Gagarin, fino a un'opera che è sul soffitto della sala, che è composta da tanti volani, che sono i volani quelli proprio per il gioco, che volano nello spazio. E questa è una sala abbastanza emblematica perché appunto raccoglie diversi elementi, tutti elementi della storia dell'arte, quindi dal disegno, dal film, dal cinema, persino un pezzettino di affresco all'installazione. Questo è il percorso. E lei, lavorandoci, allestendola, insomma, alla fine ha capito un po' questo Russian Cosmos. È difficile per noi entrare dentro questo pensiero, però devo dire che quando si è dentro la mostra ci si sente anche un po' cosmonauti, non so. Grazie a Beatrice Merz di essere stata con noi. Ricordiamo che la mostra Russian Cosmos sarà aperta al Castello di Rivoli fino al 26 di febbraio. Grazie ancora, buona serata. Grazie a voi.